gli anni, davvero tanti, di attività e quindi di musiche, canti, danze, animazioni teatrali, sempre relative. Di benvenuto a tutti i presenti e in particolare di benvenuto ai gruppi ospiti questa sera su questo palco. Il gruppo di casa, il gruppo Ortensia, ma anche ai gruppi che vengono da fuori, da parti del mondo veramente diverse, dalla Polinesia alla Martinica, passando per l'Ungheria. E il Festival del Folklore è giunto ormai alla 16ª edizione e per me è un onore e un piacere aprire proprio queste edizioni. Io le ho viste e le ho vissute tutte, fin dalla prima, la prima nelle vesti di ballerina, e ho visto come questo festival negli anni è cresciuto, come è cresciuto il gruppo che ci regala questa serata, il gruppo Ortensia.
guardate lo splendore dei costumi delle fanciulle, delle nostre sibille. Continuiamo l'applauso per le splendide coreografie di Maria Teresa Curti. Che... Il gruppo quando è che balli con te? Posso? No, perché voglio essere breve, perché ancora lo spettacolo è lungo, ci sono un po'... State vedendo finché i ragazzi si preparano. Allora, chiediamo questi fiori. Un mazzo, naturalmente, per Gaia. Il bacio comunque, oltre a Erika, lo deve dare anche per... L'altro, non lo so per chi è, io chiamerei qui un'altra che non può fare più la fata, però è l'anima del gruppo Ortensio. Io sono il presidente, ma raccolgo le, diciamo, le indicazioni, i complimenti. Maria Teresa Curti, prego Teresa. Orgoglio sicuramente tanto, comunque la cosa più bella è tenere il gruppo unito, questo è un gruppo molto giovane, si è unito tantissimo, questo è l'importante. Grazie. Maria Teresa, ma quante ore di allenamento, a quante ore di allenamento sottoponi i tuoi ragazzi? No, non sono tante ore, perché loro sono impegnati con la scuola tantissimo. Hanno 1500 impegni ognuno fuori da... Questo dovrebbe essere un divertimento e lo prendono come un divertimento, però le ore ci stanno perché sono tanti mesi durante l'inverno, tutti i venerdì ci ritroviamo per aspettare anche chi fa l'università torni e le ore sono tante, però devo dire che loro sono bravi, si impegnano. Quest'anno avete messo in scena un bellissimo spettacolo che io ho avuto modo di vedere a Porto San Giorgio, dal titolo Bolle di ricordi, eh? Avete avuto tante soddisfazioni, applausi e ora lo porterete in giro ancora per un po'? Sì, sicuramente in questo anno sicuramente, finché possiamo sì, perché ci abbiamo lavorato tantissimo, i ragazzi si sono impegnati molto, perché devo dire, sì è vero che aiuto loro a fare le coreografie, però loro danno tantissimo e a volte sono anche loro che danno tante idee, quindi con questo gruppo puoi giocare tantissimo.
Yeah.
buonasera. Thank you.
Grazie. Ciao. Thank you.
ule, la cao apa, abulo, abulo ulo, casa con se, fetsa, abulo ulo, abulo, abulo ulo, abulo, abulo ulo, ah, ¡Gracias!
Grazie a tutti, un bel applauso per i bambini, un bel applauso per i musicisti. Grazie per il festival, un bel applauso per il suono del sassofono. Grazie mille, signori.